Eccovi collegati, gentili telespettatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Va in scena la 17esima edizione della Corsa di Miguel, una corsa intitolata a Miguel Sanchez, desaparecido argentino, ed è una corsa dal forte connotato simbolico che noi andremo a commentare non soltanto con Andrea Giocondi, un nome nella storia degli 800, tra l'altro proprio qui all'Olimpico hai vinto un'edizione del Golden Gala. Quanti anni sono passati, Andrea? Bellissimi ricordi, ne sono passati tanti perché era il 1995. 1995, invece l'onorevole Laura Coccia, ecco qua, ha partecipato alla corsa di Miguel, si è prontamente rivestita perché qui all'Olimpico insomma c'è un'area non proprio primaverile. Com'è andata allora Laura Coccia? Beh, è andata molto bene, oltre le mie aspettative. Io non ho fatto 10 chilometri perché appunto non sono in condizione di correre così tanto. Credo di aver corso più o meno un chilometro e mezzo. Era importante esserci ed era importante arrivare fino alla fine. Che cosa vuol dire la corsa di Miguel, Laura Coccia, e soprattutto qual è il link che la corsa di Miguel permette di fare? È il modo migliore per ricordare Miguel Sanchez, atleta e poeta desaparecido durante la dittatura argentina. Ecco, io credo sia il modo migliore per ricordare Miguel attraverso quello che lui amava fare. Per lui la corsa era libertà, era il suo modo per rispondere alla repressione militare, quindi era il suo modo per sentirsi libero. E quindi noi oggi cerchiamo di ricordare lui, ma soprattutto di trasmettere la sua memoria alle nuove generazioni e ai tanti ragazzi, ragazze e bambini che oggi hanno preso parte alla corsa. Allora, proprio con la regia di Antonella Rossi, che coordina le telecamere dell'ITA 78 di Roma, andiamo a vedere proprio la gente. C'è stato il record dei partecipanti, perché per la competitiva di 10 km 5.072, però era prevista anche la corsa contro il razzismo, c'era anche la non competitiva, la quota raggiungeva oltre gli 8.000 partecipanti. Tra poco vedremo la fiumana proprio di persone che parte come al solito dallo Stadio dei Marmi, anche se quest'anno, Andrea, a causa del crollo di due piani di una palazzina posta davanti proprio al ponte della musica, il percorso è stato modificato ed è stato accorciato. Non possiamo dunque parlare di tempi ufficiali per quel che riguarda la fine della gara, però è anche vero che è una gara piuttosto impegnativa. Intanto una 10 km, qui vediamo proprio il percorso, una 10 km, come si deve interpretare? Partenza forte oppure partenza cauta e poi vedere cosa succede? Ma il forte e il cauto poi dipende sempre dall'atleta che stiamo trattando, perciò io, se parliamo di un amatore, consiglierei sempre una partenza cauta, accorta, perché 10 km non sono poi così pochi da gestire. Bisogna saperli gestire, perciò una partenza sicuramente al ritmo, quello giusto, che ci consenta poi di terminare sulle proprie gambe. Oggi si è vista una nota di colore fantastica, perciò all'arrivo... Eccola! All'arrivo erano tutti felici, sprizzavano gioia per questa manifestazione fantastica, probabilmente sono partiti con il piede giusto. Ecco, diceva appunto Andrea Giocondi, una partenza diversa da quella di una maratona, però la maratona è importante per Laura Coccia, per quale motivo? Io da qualche giorno fa mi sono iscritta alla Maratona di Roma e è un obiettivo ambizioso. Ovviamente il mio personale obiettivo non sarà quello di arrivare al termine della 42 chilometri, ma sarà fare meglio dello scorso anno. Lo scorso anno io ho preso parte alla 5 chilometri, quest'anno punto a farne 6. Ed è importante per me perché per me, atleta disabile, voglio dimostrare che si riesce a correre, si riesce ad essere atleti, a porsi degli obiettivi anche quando... sembra che tutto sia impossibile. Grazie all'onorevole Laura Coccia per questo suo intervento, in bocca al lupo per la maratona. Qui intanto vediamo subito in azione Daniele Donofrio della Nuova Atletica Isernia. Si è staccato immediatamente, non è un'azione assolutamente che vuole essere improvvisata. Andrea, dietro c'è anche Giorgio Calcaterra, l'ultramarathon man che ha vinto, vi ricordo, due edizioni della 100 km. Ha fatto bene a partire subito così forte, Andrea?
probabilmente sì, perché poi ha avuto ragione di questa sua tattica. Perciò se nelle gambe aveva quel ritmo avrà pensato bene di imporre subito lui la giusta andatura. Sicuramente Giorgio, che è un ultramaratoneta, non ha quel tipo di passo, ha un ritmo più cadenzato, tant'è che è il primatista della 100 km. Perciò Daniele ha avuto subito ragione del gruppo, mettendo in fila tutti gli altri ragazzi. Li vediamo qui, vedremo stranati. Poi che cosa succederà, sì, durante, sì, se vediamo. Riusciranno a recuperare durante la gara, mentre avete visto anche inquadrata da Antonella Rossi Laila Sufiane dell'esercito, c'è anche la sua compagna di squadra Nadia Ejafini. E intanto ci ha raggiunto Matteo Galvan, quattrocentista delle Fiamme Gialle. Certo, lo sforzo dei 400 metri rispetto ai 10 km è un po' diverso, è un po' più al tempo stesso intenso, ma hai mai fatto una 10 km? No, assolutamente. Però vedo che arrivano stanchi più o meno come arrivo io, quindi. Allora, Matteo, intanto la tentazione di partecipare alla corsa di Michele, questa è un'altra ondata che ci mostra Antonella Rossi, l'hai mai avuta? Se non altro perché, sai, i 400 in fin dei conti sei solo, qui non sei realmente solo. Esatto, è proprio quello che pensavo, ovvero il fatto che si può sfruttare, diciamo, la vicinanza con gli altri, comunque sì, con tantissime persone che possono spingerti a fare qualcosa che magari non faresti da solo sicuramente. Parliamo anche di Matteo Galvane, non soltanto della corsa di Miguel. Qual è il tuo obiettivo? Certo, l'Olimpiade di Rio, il minimo lo hai già stabilito? Allora, il minimo, diciamo, è nelle mie corde, nel senso che è 45-40. Io ho già fatto 45-35 in passato, però ovvio che bisogna farlo quest'anno nell'anno olimpico. E quindi ovvio che tutto è finalizzato per quello, innanzitutto quindi a conseguire il minimo per poi preparare queste Olimpiadi. Tocco, qui vediamo l'azione di Daniele D'Onofrio, ma hai mai provato a cimentarti su una gara più lunga dei 400? Guarda, già quest'anno in allenamento faccio ogni tanto dei 1000, però, cioè un 1000, scusami, proprio al massimo che posso, però non vedo che è abbastanza difficile, però sicuramente in futuro magari mi cimenterò in queste cose. Quanto è difficile abbassare anche di un solo decimo il tempo sui 400? Quanto bisogna lavorare? Tanto, veramente tanto, perché sì, sicuramente sembrerà pochissimo, invece un decimo è quasi un metro, che in 400 metri vuol dire tanto, anche soprattutto se sei contro altri avversari che sono lì, che si giocano in centimetri le posizioni. Ne sa qualche cosa Andrea Giocondi, che con gli 800 metri penava per limare centesimi, decimi di secondo, mentre vediamo l'azione sempre di Daniele D'Onofrio, dietro Yuri Floriani, Delian Statev, Embai e Buccilli, c'è un gruppetto che potrebbe in qualche modo recuperare. Se dovessi dare un consiglio, certamente ai suoi tecnici, a Matteo Galvan, cosa diresti a Matteo? Ma Matteo proviene dalla mia stessa squadra, quella delle Fiamme Gialle, perciò i suoi tecnici sono un po' anche stati i miei. Poi il sistema energetico di Matteo Galvan è stato simile al mio, provenendo tutti e due da lui, da una resistenza alla velocità, io da un mezzo fondo veloce. Che gli posso dire? Comunque di non mollare mai. Io per 15 centesimi sono stato il primo degli esclusi in semifinale ad Atlanta 96, ancora me li ricordo a distanza di oltre 20 anni, perciò fai in modo te di mantenere solamente ricordi positivi, non mollare mai, ogni giorno è un giorno buono per poter far sempre di più. Ok, grazie. Grazie anche a Matteo Galvan, quattrocentista delle Fiamme Gialle, in bocca al lupo verso l'avventura olimpica. Come sta procedendo intanto l'azione, Andrea? Bene, diciamo che Daniele ha imposto il suo ritmo veramente deciso, il gruppo dietro, un buon gruppo nutrito, comunque non si fa scappare Daniele, che è lì a poche decine di metri. Quanta solitudine c'è in questa azione, ma in questo momento si pensa a qualcosa oppure basta, non bisogna farsi raggiungere perché altrimenti si potrebbe avere anche un crollo a livello psicologico? Ma in questo momento si pensa solamente a dosare le energie, perciò se Daniele ha fatto questa tattica di gara sicuramente avrà deciso questo tipo di partenza per poter gestire al meglio la fase centrale, che è quella un pochino più di stasi e di stanchezza. Vedo che si sta voltando, perciò non so se magari starà facendo conto delle sue energie per poter gestire poi un buon finale.
Ha un bel vantaggio comunque. Ha un bel vantaggio, sì, però sai, in queste gare lunghe, 10 km, gli ultimi due poi fanno la differenza. E intanto ci ha raggiunto in postazione la velocista e ostacolista azzurra in forza all'aeronautica militare, Marzia Caravelli. Anche per te la stessa domanda di Galvan: hai provato mai un 10.000? No, 10.000 sono ancora troppi per me. Sono ancora troppi, 10 km. Ancora, nonostante abbia allungato la distanza di gara, ma 10 km ancora no. Ecco, parliamo proprio della tua nuova scommessa, Marzia. Qual è il tuo obiettivo, soprattutto in termini di risultato a livello cronometrico? Beh, la scommessa è stata l'anno scorso cambiare disciplina e passare dai 100 ostacoli ai 400 ostacoli in maniera seria e definitiva. L'anno scorso è stato un anno caratterizzato un po' dagli infortuni e quindi c'è stato solo un assaggio alla nuova gara. Quest'anno invece sto bene, ho risolto e mi sto allenando seriamente con continuità, quindi la speranza è di fare bene. Tempo da raggiungere? Beh, il tempo minimo è appunto il minimo per le Olimpiadi, 56:20. Ovviamente la speranza è fare qualcosa oltre il minimo. Ecco, in questo momento il tuo tempo di quant'è? Al momento l'anno scorso ho corso in 56:63. Però le potenzialità per poterlo abbattere ci sono tutte, Marzia, mi sembra anche i risultati dell'allenamento lo dicono. Sì, l'anno scorso appunto è stata una stagione introduttiva, ho cominciato a allenarmi seriamente a luglio appunto perché prima sono stata ferma a causa dell'infortunio e quindi con pochi mesi di lavoro nelle gambe sono riuscita a guantare questo 56:63, quindi quest'anno con una preparazione iniziata a ottobre in maniera regolare, senza intoppi, le cose dovrebbero andare meglio. Poi ovviamente è la gara che conta. Intanto qui vediamo che l'azione di Daniele D'Onofrio non ha cedimenti, ma è bella questa alternarsi di immagini scelte da Antonella Rossi, proprio dei partecipanti della gioia e chi invece sta lottando per la testa. Cosa ti ha colpito della corsa di Miguel, Marzia? Beh, sicuramente oggi vedere così tante persone partecipare a questo evento, sia alla gara competitiva che alla non competitiva, e anche molti ragazzi delle scuole che hanno preso parte alla corsa contro il razzismo. Questo significa che lo sport in Italia e comunque la corsa è nel cuore di molti. Intanto qui vediamo l'azione da parte del numero 8 Riccardo De Palma della Lazio Atletica Leggera, inseguito dal numero 4 Carmine Buccilli. Mi sembra che faccia un po' fatica il gruppo degli inseguitori, Andrea. Sì, poi stanno viaggiando senza troppo accordo per provare ad andare a prendere Daniele, probabilmente stanno faticando anche loro. Quindi la mancata alleanza crea ulteriore fatica a tuo avviso? Ma diciamo che nell'atletica leggera è uno sport individuale, perciò non si sfrutta molto la scia come nel ciclismo, però sai, a volte la determinazione di aiutarsi per andare a prendere quello davanti può fare diciamo a livello motivazionale la differenza. Qui vedo che stanno andando ognuno per proprio conto, probabilmente Daniele l'ha messa giù veramente dura. Allora Marzia, adesso ci lasci con una promessa: se, e facciamogli i debiti scongiuri, riesci a ottenere il minimo per Rio, il prossimo anno correrà Miguel. Magari cominciamo con la stracittadina. Va bene, patto accettato. Va bene. Grazie, grazie a Marzia a Caravelli, velocista, ostacolista azzurra in forze all'aeronautica militare. E adesso Ivano Maiorella, grazie per il suo prezioso aiuto, ci porta altri due atleti di livello nazionale. I fratelli Claudia e Massimiliano Mandia sono arcieri delle Fiamme Azzurre, anche loro stanno cercando il traguardo, il minimo per l'Olimpiade di Rio. Qui vediamo un'azione, ecco, puoi dare un consiglio, Andrea, tu che non curi soltanto gli agonisti ma anche gli amatori, a chi vuole cimentarsi in una 10 km senza avere ambizioni magari di traguardo particolare? Quello che dico io ai miei ragazzi e ai miei atleti comunque è di divertirsi, perciò anche in questo caso cerco di trasmettere, di fare l'alpodismo, che è lo sport più semplice, più efficace di tutti gli altri, nel giusto rispetto delle regole, perciò rispettare il proprio fisico, rispettare le proprie ambizioni, porsi i propri obiettivi, divertirsi, non esagerare, arrivare come hanno fatto oggi qui dentro lo stadio olimpico, tutti con il sorriso. Va bene, anche una base di allenamento però ci vuole, minimo bisognerebbe certo, allenarsi certo. Per la corsa, però intanto qui vediamo Laila Sofiane, bella la sua azione, vedete come anche va a superare proprio i maschi, leggera, agile la sua
la sua azione. Assolutamente sì, mi riferivo proprio a quello, la giusta dose di allenamento per arrivare poi il giorno della competizione e aver fatto questo percorso di crescita, di consapevolezza che ti porta a saper gestire il tuo corpo senza straziarlo esageratamente. Bisogna allenarsi almeno affinché le aspettative tecniche corrispondano a quelle personali, perciò se abbiamo la possibilità di allenarci 3 volte a settimana lo facciamo 3 volte a settimana, dando la giusta alternanza alla corsa nel giorno di riposo. Se possiamo farlo 4 o 5, bisogna vedere le aspettative personali, non bisogna stravolgere le aspettative caricando ulteriori problemi ai problemi quotidiani della vita di tutti i giorni, perciò alternare le aspettative con dei giorni di riposo a dei giorni di carico di lavoro sicuramente l'aspetto più efficace. Il suggerimento migliore. Invece chi proprio non ha pensato per niente a disputare questa 10 km, anche perché quando praticano a livello agonistico il loro sport stanno lì belli fermi, anzi sono alla ricerca di equilibrio, Claudia e Massimiliano Mandia. Claudia, allora intanto che cosa ti ha colpito maggiormente della corsa di Miguel? Oltre 8.000 persone al via. Sì, non mi aspettavo tutte queste persone. E indubbiamente è stato, ho ammirato tutte queste persone, anche ho visto i ragazzi, i bambini piccoli, i ragazzi autistici, e è stato impressionante. Ecco, qui tanto vediamo proprio questo fiume di persone. Massimiliano, ma non vi è venuta la tentazione di disputare, voi che siete arcieri, una gara di questo genere, se non altro perché avete come concentrazione la solitudine, è uno sport individuale il vostro, qui invece bisogna proprio fare un bagno di folla. Il nostro è uno sport individuale ma anche di squadra, la tentazione c'era, ma che il tempo per la preparazione di una corsa così lunga per noi sarebbe stato un pochino più impegnativo, ecco. Ogni tanto una preparazione atletica inseriamo la corsa, ma comunque non siamo abituati a fare così tanti chilometri. Considerando che veniamo anche da settimane di carico, forse non era tanto consigliabile. Per le prossime edizioni un pensierino sì, magari ce lo facciamo. Perché la corsa di Michele? Cosa ti attira di questa corsa? Mentre qui vediamo sempre in avanti Daniele D'Onofrio che non accenna ad avere cedimenti. Indubbiamente lo spirito e i messaggi che questa corsa vuole portare con sé. Sarebbe bello partecipare appunto per essere anche noi partecipi di questo messaggio di pace e solidarietà che comunque questo atleta voleva instaurare in ognuno di noi. Ecco, Claudia, tu con Massimiliano sei andata in giro proprio nel villaggio prima della gara, c'è un elemento che ti ha fatto pensare, ti ha fatto dire non sapevo che esistesse questo aspetto, un qualche cosa che ti ha veramente destato l'attenzione? Ma particolarmente no, che questa gara in generale mi ha colpito appunto per il messaggio che si vuole dare, che Miguel voleva dare anche. Anche voi cercate i passi per le Olimpiadi, più difficile per te mi sembra, Claudia, sì, che per Massimiliano, sentiamo perché. Per noi quest'anno è importante, a giugno abbiamo un'altra opportunità per prendere altre carte olimpiche, ne abbiamo una sola, a differenza dei ragazzi che ne hanno già 3, quindi stiamo lavorando già da ottobre e il mese prossimo iniziamo con le gare di qualifica, a marzo ci sarà anche un appuntamento a Rio come per un allenamento già sul posto. Qui tanto siamo all'altezza del 5° chilometro, avete visto la curva che fa perdere qualche centesimo. Massimiliano, sembra più facile per te il traguardo per Rio o è un'illusione? No, indubbiamente la squadra è già qualificata, quindi sono già tutti e 3 i posti. Sarà comunque difficile guadagnarsi il proprio spazio nella squadra, in quanto comunque dovrò gareggiare con degli atleti che sono già di alto livello. Ci spero, l'anno scorso sono stato riserve mondiali, il mio spazio comunque l'ho avuto e sta crescendo sempre di più all'interno della nazionale, mi faccio forza dato che l'anno scorso ho vinto tutti gli assoluti delle varie discipline per l'Olimpico, ci spero,
so che è difficile, ma comunque cercherò di dare il mio contributo personale. Va bene, grazie ai fratelli Mandia, Claudia e Massimiliano, in bocca al lupo, e soprattutto in bocca al lupo a Claudia, visto che i maschi hanno un trattamento di favore, mi sembra diverso, e andiamo avanti a vedere la cronaca. Bella l'azione ancora di Daniele D'Onofrio, è ancora fluido, Andrea? Sì, ancora un buon piede, ancora una buona spinta, perciò il distacco, siccome è rimasto quello, si presume che magari possa mantenerlo fino alla fine. Vediamo, tanto non credo manchi molto, vediamo un pochino se fanno un'operazione forte ora da dietro, cercare di rientrare bene, altrimenti sarà dura andarla a riprendere. Intanto ci ha raggiunto in postazione la signora del fondo azzurro, Paola Pigni. Paola Pigni, questa giovane ragazza che si allena due volte al giorno. Sì, vado in palestra due volte al giorno. Scatenata proprio. Sì, mi piace. Ecco, Paola, intanto vedendo questa azione, ma non ti è venuta voglia di gareggiare stamattina, di prendere il pettorale e di dire va, mi lancio anche io? Sì, sarebbe stato bellissimo, però non è il caso. Comunque guarda, questa corsa è veramente affascinante, perché se si vede la gente, ci sono carrozzine, è la globalizzazione del divertimento attraverso lo sport, e in questo caso attraverso l'attività motoria innata dell'uomo, che è la corsa, no? È bellissimo, bellissimo. Io penso che sia un po' la rinascita dell'atletica, che ha vissuto dei momenti complessi quest'anno, tutte queste problematiche del doping. Attenzione Paola, della rinascita dell'atletica a livello amatoriale, quindi di un'atletica di base a cui tiene molto anche Andrea Giocondi, o un'atletica di punta, agonistica? Sai, purtroppo, o meno male, l'atletica è uscita da questo concetto che era ai miei tempi, che forse è uno sport più, diciamo, più dilettantistico. Adesso è uno sport che permette ai suoi campioni di vivere in serenità, di guadagnare, insomma, di campare poi anche per il futuro, insomma, mentre invece noi dovevamo farci una vita parallela, forse, non so, però sai, come sempre c'è la doppia medaglia, no? E quindi questo, dove c'è interesse, dove c'è denaro, poi entra poi tutto quello che non è il massimo della positività umana, quando questo va dato all'eccesso, e quindi l'atletica ha vissuto questo. Certo, non è stato un bel momento, no? Le problematiche della IAAF, certo. Però non ci dimentichiamo che anche quando ho corso io, chi mi ha battuto nelle Olimpiadi era sicuramente, è stato dimostrato, aveva sicuramente preso anabolizzanti. Sì, qualcosa, no? Qualcosa DDR, in più. Quindi non è che è cambiato molto. Senti Andrea, intanto qui ci stiamo avvicinando verso il tratto finale con Daniele D'Onofrio, che continua imperterrito la sua azione, non sembra avere avversari, anche perché, come hai sottolineato, dietro non c'è un'organizzazione. Sì, no, è ancora un buon passo spedito, una buona spinta a terra, ovviamente la distanza si comincia a far sentire, perciò non è più quello dei primi chilometri, ma anche dietro non è che c'è stata una grossa reazione. Se magari riusciamo a vedere la distanza, credo che si aggiri ancora intorno a qualche decina di metri, perciò può darsi che lo possa anche mantenere fino alla fine, saremo a vedere. Intanto si vede sullo sfondo il resto del gruppo, e ad avvalorare un pochino quello che diceva la dottoressa Pigni, l'uomo è l'unico essere che riesce a fare le tre andature, camminare, correre e andare veloce, come lo sta facendo Daniele. E la corsa di Miguel oggi rappresenta proprio quello, sia i camminatori, fit walkers, marciatori, chi ha fatto il podista a ritmo da jogging, e chi invece in maniera un pochino più veloce sta correndo come Daniele. Vincenzo Manco è il presidente dell'UISP nazionale, che organizza la corsa di Miguel insieme al Club Atletico Centrale. Ricordo che questa corsa è stata inventata qui in Italia dal collega della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni. Anche quest'anno un grande successo di pubblico, anzi il record assoluto dei partecipanti. Dove vuole arrivare la corsa di Miguel? Soprattutto non montatevi la testa. No, rimaniamo sempre con i piedi per terra. E anzi, ne approfitto per ringraziare il Club Atletico Centrale, Valerio Piccioni, e tutti i volontari della UISP Roma, e non solo, dai dirigenti agli istruttori, a tutti coloro che sono stati impegnati nella corsa. No, manterremo i piedi per terra. Io credo che sia stata una gran bella vetrina, un gran bello spettacolo, perché, come si diceva anche prima, insomma, questa è una corsa che riesce a coniugare e a tenere insieme le diverse abilità, ecco, diciamola così. Chi appunto
corre con una certa velocità per portare a casa il risultato e chi invece vuole partecipare a un grande evento tenendo in considerazione non soltanto il tema della corsa o della sola camminata, ma soprattutto il terreno della memoria, cioè un evento attraverso cui non si parla e non si fa soltanto sport, ma si parla soprattutto di memoria e di storia delle persone dei paesi. Intanto vediamo che dietro Donofio si sta organizzando un duo composto da Floriani e da Statef. Ti sembra abbiano le energie e le risorse necessarie, Andrea, per andare a insidiare Donofrio? Ma non vedo che cambia nulla, perciò la distanza è sempre quella, la spinta di Daniele Donofrio altrettanto, e devono fare veramente qualcosina in più per andarla a riprendere. Intanto Paola Pigni si sta agitando sulla sedia come se corresse. No, lei, stavo pensando? Posso dire, I have a dream, che nel 20 e 24 si veda correre per le strade di Roma per un'altra Olimpiade, ecco questo stavo pensando, mi è venuto proprio in mente, vedendo correre questi atleti, vedendo passare l'Olimpico vicino, queste cose, ho detto chissà che riusciamo a realizzare questo sogno del 2024. Sarebbe bellissimo, no? Portare le Olimpiadi a Roma. Insomma. Presidente Manco, portare le Olimpiadi a Roma avrebbe un significato ancora ulteriore per la corsa di Miguel. Assolutamente sì, anzi è un appuntamento al quale come WISP diciamo guardiamo con grande attenzione, ma nello stesso tempo chiediamo al presidente Malagò, da qualche tempo, da quando ha scelto di andare verso questa avventura sperando che abbia un esito positivo, anche di avere particolare attenzione, legittimazione e riconoscimento proprio su questi eventi e su quella parte di sport sociale, di associazionismo di base e di impiantistica sportiva appunto di base e di periferia, proprio per utilizzare quell'evento, come dire, per tutti, visto che la corsa di Miguel appunto è una corsa per tutti. Paola, ti piace l'azione di Daniele Donofrio? Molto, molto. Guarda, veramente è un atleta in piena spinta, se tu lo vedi è di una eleganza, non è contratto, il piede avanti, passo aperto, oserei dire in souplesse veloce, sei d'accordo? Assolutamente, il piede, io... Piede avanti, bellissimo. Mi fermo sempre sulla spinta dei piedi perché è l'aspetto più importante ovviamente per la corsa. E lui ha mantenuto sempre questa spinta, anche se adesso ovviamente è un pochino più affaticato con le spalle, ogni tanto l'abbiamo visto scuoterle, però il piede è ancora reattivo come il primo metro. Guarda, poi non so come dire, non è lo vedi, passo aperto, piede avanti, un po' come porta avanti il ginocchio, no? Forse le spalle non sono un po', ma noi corridori di lunga distanza abbiamo sempre un po' le spalle così. Un po' free, posso dire free? Sì, le ginocchia poi avanzano ovviamente perché il piede spinge a terra. Ed eccoci qui al traguardo, quindi possiamo già dire che Daniele Donofrio va a vincere questa 17ª edizione della Corsa di Miguel. Il traguardo è lì, mancavano pochi metri. Giustamente Antonella Rossi stacca adesso sugli altri protagonisti della Corsa di Miguel, perché ricordo, Vincenzo Manco, che i veri protagonisti poi in fin dei conti, al di là della competitiva, sono proprio loro, sono proprio questi personaggi che stanno calcando questo terreno verso l'Olimpico con un passo molto diverso da quello di Donofrio. Sì, sono in pratica quelli che hanno colorato di fatto poi la corsa, che hanno messo la loro passione per stare accanto ai campioni, per stare accanto a coloro che al tempo ci tengono, ma che invece hanno voluto vivere, ecco, più che altro l'evento, un evento di aggregazione, un momento di comunità dell'atletica, ognuno al proprio passo e ognuno con la propria corsa. Ma i presidenti corrono la 10 km ogni tanto? Ogni tanto corrono, quest'anno ho promesso adesso nelle prossime, quelle che si faranno in febbraio-marzo, di farmi vivo, diciamo, se non altro. Va bene, voglio vedere se manterrà la parola. E adesso dovremo staccare, dopo aver visto la gara maschile con Daniele Donofrio che si è imposto con 24:10 davanti a Yuri Floriani delle Fiamme Gialle 24:22, stesso tempo per Delian Dimco Statef della Lazio Atletica Leggera 24:22, poi quarto posto per Carmine Buccilli della Casone Noceto con 24:29. Tra poco vedremo anche l'arrivo della gara femminile. A proposito di gara femminile, che cosa vorresti dare come consiglio a Paola prima di congedarci a chi vuole intraprendere proprio l'atletica, a chi vuole intraprendere un'attività come una 10 km?
Beh, evidentemente al di là delle cose mediche che uno deve controllarsi, no? Certo. Questo lo devono fare qualsiasi persona che fa l'attività sportiva. Io penso di... eccola, guarda, che bellissimo. Sì, guarda, questa bella è la Sufiane. Quello che volevo dirti è che non bisogna mai voler superare, cioè bisogna avere molto coraggio, però non avere incoscienza. Ecco, io penso che in queste due cose va tutto, cioè non frenarsi, allenarsi, fare quello che si deve fare con intelligenza, con strategia, non buttarsi troppo, cioè, capito? Molto coraggio, e poi la corsa è bella, guarda, molto bella, ma tutto lo sport è bello, certo la corsa è una cosa semplice, prendi e vai, no? Prendi e vai, e soprattutto, a parte un buon paio di scarpe, ti basta poco per niente, poterla praticare. Prendi e vai, veramente. Prendi e vai, prendi va vai, bene. Prendi e vai. Io ringrazio Paola Pigni e Vincenzo Manco, presidente dell'UISP nazionale. Adesso abbiamo visto l'arrivo di Laila Sufyan. Tra poco sentiremo, non appena la regista Tonella Rossi ci darà l'ok, sentiremo proprio i protagonisti al traguardo, sia appunto D'Onofrio, che ha vinto meritatamente questa gara, dal primo metro è andato in attacco, sia la Sufyan, che ha battuto Nadia Ejafini con 1 minuto e 14 di distacco, ma ha inflitto 1 minuto e 40 ad Anna Alberti del circolo canottiere Anieni, e poi quarto posto per Sara Carnicelli dell'Atletica Italia Axi con 32 e 53. Eccoci ancora nella parte conclusiva del traguardo, mentre ci hanno raggiunto in postazione Massimiliano Monteforte del progetto Puro Sangue, ma in questo momento è anche tecnico del settore atletica della nazionale di pentathlon, e Nicola Pintus, che è il presidente, il fondatore del gruppo Filippide. Oggi abbiamo detto erano presenti almeno 50 ragazzi autistici, queste due realtà, Puro Sangue e Filippide, che si sono incontrate, e tra poco spiegheremo perché, dopo aver sentito però le interviste ai vincitori. Qui guardate come cercano di macinare ultimi metri, di guadagnare una posizione anche, Andrea, non ci si ferma mai. No, questo è il bello del podismo, no? Fino all'ultimo metro. Fino all'ultimo metro, anche per guadagnare un secondo, magari c'è l'amico che in quel momento non è più amico, basta batterlo, basta arrivare un po' prima al traguardo. Quella sono le endorfine della fine corsa, della fine gara, che ti danno quella slancio in più per poterti sentire appagato, magari, ecco, avendo battuto il tuo amico del cuore o dell'allenamento. Va bene, allora vediamo se siamo pronti per lanciare le interviste ai due protagonisti. Cominciamo con Daniele D'Onofrio. Daniele D'Onofrio, un attacco violento, sferrato proprio con grande decisione. Raccontaci la tua gara. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per l'ottimo percorso e soprattutto l'arrivo, che è stato veramente da brividi nello Stadio Olimpico. La gara, diciamo che l'avevo programmata con il mio tecnico, e abbiamo deciso di fare questa gara per fare un test, perché è un mese e poco più che ho ripreso quegli allenamenti, perché sono stato fermo quasi da agosto per un infortunio, e devo dire che sono abbastanza soddisfatto, perché oggi ho provato davvero delle buone sensazioni, che sicuramente questo mi fanno sperare per i prossimi impegni. Hai mai avuto paura di essere incalzato, di essere superato in un momento della gara? Forse a metà gara, verso il quinto chilometro, un pochettino, perché li sentivo che stavano rientrando, perché ho sbagliato. C'è stato un pochettino, un po' di confusione sul percorso, e siccome ho sbagliato curva, ho pensato che potessero rientrare, però è andata bene, dai. Bene, rientriamo nel nostro salottino, mentre si stanno addensando le nuvole sullo Stadio Olimpico. Dovremmo essere in grado adesso di sentire anche la vincitrice, Laila Sufyan, che è di origine marocchina, anche se ha il passaporto italiano e gareggia per l'esercito. Sentiamola. Laila Sufyan, un tempo straordinario, una gara praticamente in solitaria, hai battuto anche tantissimi maschi qualificati. Sì, diciamo che è stato un percorso anche abbastanza impegnativo, ma scorrevole allo stesso tempo. Roma ci regala degli scenari pazzeschi, e quindi aiutano anche a non sentire la fatica, e in più tengo molto a questa competizione per tutto il significato che ha e per tutte le persone che hanno sofferto, quindi l'ho fatto con il cuore. Che significato ha allora per te la corsa di Michele?
La corsa di Miguel è un abbracciarsi dopo tante sofferenze, tante ingiustizie che purtroppo vanno avanti tuttora, anche se siamo insomma, in un millennio inoltrato di tecnologie e pensieri. Io rivolgo un pensiero alle famiglie che hanno perso i loro cari e mi auguro che termini presto tutto questo dolore. Bene, questa è la bella testimonianza di Laila Sufiane. Adesso allontaniamoci per un attimo dal gesto tecnico della vincitrice che, ripeto, ha battuto per 1 minuto e 14 la compagna di squadra dell'esercito Nadia Ejafini, con Nicola Pintus, ex quattrocentista, ha fatto anche parte della nazionale italiana, Massimiliano Monteforte, anche lui ex azzurro, forse più adatto a lui, una 10 chilometri. Allora, Purosangue e Filippide, ci volete spiegare questa strana alleanza? Che cosa è successo? Sì, le nostre due associazioni si sono unite insieme e i nostri, diciamo, ragazzi che corrono per Purosangue corrono insieme ai ragazzi del progetto Filippide, mano nella mano per correre insieme. Allora Pintus, quanti ragazzi avete portato al traguardo oggi, quanti chilometri e soprattutto quanto fatica fate durante la settimana per portarli a raggiungere un traguardo così importante? Oggi 23 ragazzi hanno potuto prendere parte a questa magnifica giornata e per i nostri ragazzi è come correre alle Olimpiadi, perché per loro è una giornata, la notte si dorme poco, ci si prepara e si viene qua e si è corso in un contesto straordinario, bellissimo, per arrivare all'interno, insomma, dello stadio olimpico, il nome dice tutto. 23 ragazzi accompagnati da altri 23 operatori che seguono quotidianamente durante tutto l'arco della giornata proprio questo allenamento, questo prepararsi non solo da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista e mentale e, se vogliamo, organizzativo. Questa patologia oggi è stata inserita all'interno di 5.000 persone che ruotavano intorno a loro, rumori, odori, e quindi è per loro un esame veramente importante. Pintus, a proposito, voi eravate partiti anni fa con un solo atleta, Alberto Rubino, adesso quanto siete diventati importanti? Avete anche associazioni in tutto il territorio nazionale, su tutto il territorio nazionale. Diciamo che più che importanza noi siamo un'opportunità sportiva, così ci vogliamo definire. Abbiamo ormai una ventina di associazioni sportive per autismo che orbitano in tutta Italia, in Sardegna, in Sicilia siamo decisamente numericamente importanti. Abbiamo a Roma 120 ragazzi dai 2 anni e mezzo ai 52. E ovviamente i piccolini hanno un approccio all'attività sportiva attraverso il nuoto, mentre invece intorno all'adolescenza sbocciano e hanno bisogno di spazi più grandi, e l'atletica, soprattutto la corsa di lunga distanza con questa ripetitività su lunghe distanze, permette a loro, a mio modo di vedere, di vivere esperienze straordinarie come quella odierna. E soprattutto di non lasciare i ragazzi a casa, di non costringerli tra quattro pareti domestiche. E Pintus, allora vogliamo dare anche un indirizzo internet per chi vuole avere un contatto, anche semplicemente un'informazione? www.progettofilippide.it. Progettofilippide.it. Passiamo invece velocemente al progetto Purosangue, che quando non si accompagna con il progetto Filippide che cosa fa, che attività svolge? Ma noi abbiamo scuole in Africa, in Kenya, Tanzania e Mozambico, dove tra l'altro portiamo delle scarpe usate, soltanto l'altro anno ne abbiamo portate oltre 11.000, ma il nostro, diciamo, obiettivo è quello di promuovere la battaglia contro il doping, e sapete tutti quanto in questo periodo questa è la notizia del momento, purtroppo. Quindi niente, no al doping a tutti i livelli, sia dai campioni sia dagli amatori. Ecco, quanti amatori avete in questo momento in Italia? Anche questo è un fenomeno destinato a crescere, sappiamo che su Facebook sono oltre 120.000 gli appassionati che vi seguono. Sì, abbiamo oltre un migliaio di podisti che corrono sempre con noi tutte le settimane in giro per l'Italia, e ci stiamo anche allargando all'estero. Diciamo che lo sport pulito e comunque il rispetto delle regole è un messaggio che passa per tutti, ed è questo che unisce tante persone. Grazie a Massimiliano Monteforte del progetto Purosangue, grazie a Nicola Pintus del progetto Filippide. Andrea Giocondi, ribadiamo la vincitrice Laila Sufiane dell'esercito 31.06, il vincitore Daniele D'Onofrio della Nuova Atletica Isernia con 24.13. Che edizione è stata questa di Miguel? È l'edizione che probabilmente il vero vincitore è stata questa massa di 8.000 persone che sono arrivate felici al traguardo. Hanno dato gioia e vita al podismo, un movimento sempre in espansione, ce l'ha appena ricordato Massimiliano Monteforte che i numeri sono importanti, non si può trascurare
che l'importanza della corsa, del podismo, richiama sempre più spazi, perciò viva Roma che ci dà l'opportunità di viverla in questo modo fantastico. E qui le immagini di Antonella Rossi, la regista che ha coordinato le telecamere di Rita 78, ci mostrano il vincitore Daniele D'Onofrio, e con questa immagine restituiamo la linea allo studio.